Buongiorno, sono sempre io, la dottoressa Giulia della farmacia Longo di Piazza Vittorio Emanuele II Roma e sono qui per parlarvi della tosse o più semplicemente dell'influenza, per cui non distogliete lo sguardo e soprattutto prestate attenzione alle mie parole. Allora, come potete sentire dalla mia voce, anche a me l'influenza ha colpito. Fortunatamente in forma lieve e fortunatamente, visto un po' i tempi che corrono, non si tratta di Covid-19, ma credetemi che tutti i sintomi legati all'influenza sono comunque invalidanti, che siano di lieve entità o di un'entità un po' più severa. Ora, come sappiamo, l'influenza può avere principalmente due cause, una causa batterica e una causa virale. E ovviamente ci sarà una delle diverse terapie con cui poter affrontare una patologia simile. Nel caso di un'influenza di origine batterica, per esempio, attraverso il consulto del medico di base possiamo ricorrere a degli antibiotici, mentre nel caso si trattasse di un'influenza virale dobbiamo essenzialmente munirci di altri tipi di farmaci. Quali sono però i sintomi che danno più fastidio? Beh, per esempio la congestione nasale, che a volte ci impedisce anche di percepire non solo gli odori, ma anche il sapore di ciò che mangiamo. Ma ancora più fastidiosa, sapete che cos'è? È la tosse. Per esempio, nel mio caso, quando ho la tosse non riesco nemmeno a dormire, per non parlare poi di come ti guardano gli altri, ovviamente con lo sguardo un po' sul chi va là. Per cui, come possiamo curare questo sintomo? Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa importante, che la tosse non è un sintomo prettamente correlato all'influenza, ma può essere collegato anche ad altri fattori, come per esempio alle allergie o al reflusso gastroesofageo. Ma in questo caso specifico, visto il periodo dell'anno in cui ci troviamo, è verosimilmente ascrivibile ad una forma influenzale. Esistono due tipi di tosse: una tosse secca e stizzosa, che non ci dà tregua, e una tosse grassa, principalmente correlata quindi ad un'eccessiva secrezione da parte delle nostre mucose di ciò che chiamiamo mocciolo o più semplicemente muco. Per cui possiamo ricorrere farmacologicamente a degli sciroppi che sono sedativi della tosse a base per esempio di destrometorfano, oppure possiamo ricorrere agli sciroppi mucolitici come per esempio quelli che vedete alla mia sinistra. Questi vengono assunti in diversi periodi, scusate, della giornata e l'ultimo ovviamente è prima di coricarsi. Ma dato che la tosse può provocare al contempo anche un dolore o un'irritazione alla gola, si possono anche utilizzare delle caramelle di natura erboristica, mettiamola così, a base per esempio di propoli oppure di miele. Quali altri consigli posso darvi, oltre a quelli che vedete di fronte a me, che sicuramente conoscete meglio di chiunque altro, anche di me se vogliamo? Evitate il fumo di sigarette. Lo so, è difficilissimo, soprattutto per i fumatori, ma ve lo sconsiglio, almeno limitatelo. Non assumete bevande troppo calde, limitate anche il consumo della caffeina, tenete protetta tutta la parte orofaringea, quindi una bella sciarpa e passa la paura, e soprattutto continuate a seguirci sia sul nostro canale oppure veniteci a trovare alla farmacia che si trova in Piazza Vittorio Emanuele II a Roma. Ciao a tutti!